È un onore accogliervi in quest'Aula Magna per la giornata di lancio della Fondazione CIPSIT. Voglio sottolineare da subito l'apprezzamento per l'indirizzo strategico del Governo, che ha deciso di investire in un settore come quello dei semiconduttori, con risvolti cruciali a livello economico globale. Quella dei semiconduttori è una tecnologia in cui la supply chain è concentrata in poche aree del mondo. La pandemia ha mostrato la criticità di una sottoproduzione di chip e le possibili tensioni geopolitiche inducono a rendersi il più possibile autonomi in termini sia di capacità produttiva sia di design. È un settore che richiede investimenti enormi, ma lascio a chi, più autorevolmente di me, toccherà questo aspetto tra poco. Per la Fondazione, che oggi vede il via, cruciali sono i temi della ricerca e della crescita di talenti. La carenza di giovani che imboccano questa professione rispetto alle opportunità lavorative offerte dalle aziende si manifesta ad ogni livello ed è vero su scala globale. La ridotta vocazione verso la progettazione microelettronica non è dovuta a uno scarso stimolo intellettuale, anzi, dai personal computer alla rivoluzione wireless fino all'automotive, il design microelettronico richiede fantasia e intelligenza. Piuttosto, in questa scarsità di talenti, gioca il fatto che il giovane che si è formato in ingegneria dell'informazione ha oggi sempre più numerosi sbocchi professionali. Sono particolarmente orgoglioso che sia stata scelta Pavia come sede principale della Fondazione. È anche un riconoscimento al lavoro fatto in elettronica per vari decenni nei laboratori di questa università. Da 25 anni condividiamo un laboratorio di ricerca applicata congiunto con ST Microelectronics, cui partecipano ingegneri, professori e studenti. A partire dal 2004, diverse aziende dedicate al design di semiconduttori si sono localizzate a Pavia o al sud di Milano. Il ritmo di insediamento è stato costante, tanto che abbiamo creato nel 2021 un distretto di microelettronica cui partecipano una ventina di aziende, che contano complessivamente 500 addetti, tra ingegneri e dottori di ricerca. Il distretto è stato riconosciuto da Regione Lombardia come filiera. Nell'ottica di un maggior coordinamento e una migliore offerta formativa, abbiamo costituito il dottorato nazionale in microelettronica, cui partecipano oggi 19 università, e che ogni anno mette a disposizione oltre 50 borse di ricerca. Proprio allo scopo di permettere l'insediamento di aziende innovative, abbiamo quindi avviato, con il sostegno di Regione Lombardia e in partnership con Arexpo, lo sviluppo di un parco tecnologico, il Parco Gerolamo Cardano per l'innovazione sostenibile. Concludo ringraziando tutti e tre i ministri, oggi presenti, per il forte supporto dei loro ministeri e per il loro coinvolgimento personale. Assicuro una piena e importante collaborazione dell'Università a questa nuova avventura strategica per noi e per tutto il Paese. Grazie. Grazie.